Vado a vivere a Napoli. Oggi ripercorriamo quello che fanno tanti italiani, andare a vivere a Napoli. Arriveranno tanti video da Napoli, costo della vita, prezzi. Napoli, Gennaro Gelmini, 29 ottobre 2021. Ed ecco, cari amici, parliamo nuovamente del tema Nibiru. Tema Nibiru, non potevamo mancare di venire a Napoli, di arrivare a Napoli. In questo breve tragitto, in questo breve giro, siamo tornati a Napoli. Io noto sempre che c'è qualcosa di magico qua. Che ve ne sembra, cari amici? Napoli. Al 29 ottobre 2021. Napoli, cari amici, al 29 ottobre 2021, da Gennaro Gelmini. Guardate, che ve ne pare? Inondati di luce. Anche lui gode del panorama, cari amici. Gattino. Che bello godere di questo panorama. Anche i gattini possono godere di questo panorama qua, guardate. Ho nuovamente consegnato uno scritto su Nibiru qui a Napoli e chiaramente la situazione, quella dei vulcani, delle eruzioni vulcaniche, è sempre il pensiero che ci sovrasta. E chissà, Napoli continua questo suo dolce andare avanti. Andiamo un po' a vederla. E naturalmente eruzioni vulcaniche, terremoti, ciò che discorro nel mio scritto su Nibiru del 29 ottobre 2021 qui a Napoli, consegnato qui a Napoli. Ed è importante, porto avanti questo lavoro da 22 anni e gli eventi sismici, vulcanologici, eruzioni vulcaniche, terremoti, chiaramente oggi 29 ottobre 2021, adesso arriva novembre 2021, chiaramente sono in aspettativa di ripetersi in relazione all'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru, pianeta del passaggio che ogni 3600 anni sconvolge la natura della Terra, l'assetto della Terra. E oggi qua a Napoli. Andiamo, perché a Napoli? Perché l'attività che svolgo io è importante, lo studio,
quindi Napoli non poteva mancare. Andiamo a vedere la zona del porto, qualcosa di veramente favoloso. Gireremo per le zone praticamente del centro città, sperando in bene sempre. Napoli ci ha sempre attirato, io sono tornato apposta per questo e ci tornerà sempre. Gennaro Gelmini al 29 ottobre 2021. Lo studio è praticamente l'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru provoca delle ripercussioni gravitazionali che fanno sì che aumentano gli eventi anche di alluvioni, come anche di terremoti, eruzioni vulcaniche e vari eventi, uragani, tsunami, onde anomale, tutto quanto in relazione all'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru, pianeta del transito, del passaggio. E adesso siamo qua a Napoli. Venite, venite a vedere la notte napoletana al porto di Napoli. Forse era così. Dovevamo cimentarci in qualcosa che più che piace a me piace tutto ciò che è bello, no? Come Napoli. Però evidentemente dovevamo cimentarci anche in qualcosa di queste luci napoletane, posso dire luci napoletane, come anche ciò che è i regni di, delle creature con cui torneremo presto in contatto, creature extraterrestri e intraterrestri, che vivono all'interno dei pianeti, dove c'è luce e magma, quindi luce e calore, acqua, vita. Ed è bellissimo così. E queste luci, ho riflettuto su questo fatto di queste luci, bellissimo, andiamo a vedere queste luci così belle, che sono i mondi sotterranei, richiamano i mondi sotterranei. I mondi sotterranei prendono luce da calore centrale. Le creature praticamente, perché noi viviamo? Praticamente siamo una nuova razza che può vivere anche all'esterno dei pianeti e quindi ambita. E noi siamo quelli che facciamo in modo che non ci sia, si eviti la sovrappopolazione nell'universo, perché non si può abitare solo all'interno dei pianeti ma anche all'esterno. Si inizia con la pizza, me la sono fatta fare con i pomodorini freschi, quindi un po' diversa dal solito. Diego Armando Maradona, grazie Diego, ricorderemo sempre Diego per le grandi partite. Diego Maradona, Careca, Giuliano. E poi? Maradona con Careca e Giuliano il portiere, Maradona e Careca facevano le cose. Allenatore? Beh, non sono di Napoli. Comunque certo, tutti la grande squadra di Napoli. Allenatore del Napoli? Allenatore? Non mi ricordo. Bianchi. Però grandiosi, grandiosi. Grazie Diego, grazie. Siamo a Napoli, bellissima città che poi ci rimarrà il ricordo.
Ma non si può vivere di ricordi, Vlad. Bisogna vivere... Allora viviamo viaggiando. Così non dovremo mai vivere di ricordi, ma di esperienze viaggiando. Vlad, ho un dente da sistemare. Magari... Ed eccoci, cari amici, al 29 ottobre 2021 a Santa Maria la Nova, a Napoli. Praticamente la tradizione vuole che qui sia sepolto il Conte Vlad. Adesso diamo una logica a tutto ciò. La logica è che nella zona, in certe zone chiaramente, erano più burrascose così, c'erano magari conflitti, eccetera. Allora ecco che la zona che oggi è comunemente chiamata Italia, che era composto di vari stati ai tempi, comunque la penisola italiana per intenderci, rappresentava un luogo dove si riteneva di essere più al sicuro anche dopo e quindi anche nell'oltretomba. Al sicuro, cioè dare in un luogo sicuro le proprie spoglie o anche le spoglie dei santi o anche le icone sante, eccetera, i quadri così, i corpi dei santi, tutto. E quindi ecco perché l'Italia era il luogo in cui era un luogo di sepoltura, tutto, altre città importanti, Ravenna, Roma, Torino, perché si ritenevano città sicure anche nell'oltre, per lasciare un ricordo di sé, altrimenti magari tutto sarebbe concluso. Naturalmente Conte Vlad, conosciuto per essere stato un po' burrascoso in vita, però, in vita e non in vita, però dobbiamo considerare anche l'aspetto storico e geografico, le lotte che c'erano ai tempi. Oggi diciamo non è un mondo facile, ma neanche una volta era un mondo facile. E qui Gennaro Gelmini, Napoli, 29 ottobre 2021. Vlad, a Santa Maria la Nova. Queste sono guardie spagnole. Magari è stato portato dagli spagnoli qui. Indicatore della località. Qui vedete le prime mappe, le mappe antiche, e siamo a Napoli.